Eccoci, allora lui è Stefano, anche dalla stanza mi potete aprire, come avevo detto prima, facevi il portiere, cioè fai il portiere perché è molto meglio di me a giocare a pallone. Io ho smesso perché ho smesso, gioco per divertirmi, lui insomma, Insomma, dai, se ora. la cava meglio di me, e è il gestore di questo ambiente spettacolare. Ora io sinceramente non c'ero mai stato, era tanto e mi diceva di venire. È un ambiente bellissimo, c'è il solarium, c'è il Risto Bar, abbiamo tutto il lago con una varietà di pesci enorme. E ora insomma vi spiega un pochino il tutto, come funziona e quello che gestisce. Sì, praticamente è tutto partito un anno fa, un annetto e qualche mese fa, perché si è aperto praticamente a Pasqua l'anno scorso. E nel lago ci troviamo carpe, rene, storioni, capedani, ancora qualche trota, perché col coronavirus ci sono rimaste qualche trota. E poi abbiamo tutto il contesto, abbiamo i barbecue per poterci fare le grigliate. Comprando qua da noi la carne, la vendiamo in vaschetta proprio col prezzo scritto sopra, le bevande anche. Poi abbiamo il Risto Bar dove facciamo carne alla griglia e taglieri di salumi, taglieri di cacciagione, via, un po' di mangiari particolari. Io l'ho visti, tra l'altro, buoni, dopo l'assaggio Grazie, anche. grazie. E poi abbiamo il campo da calcetto, il campo da pallavolo, abbiamo il parco giochi per i bambini laggiù. Poi abbiamo ora inaugurato, è proprio nuovo, il percorso degli inventori e è un percorso didattico per bambini e l'avevamo fatto per le scuole. Purtroppo si rimanderà il prossimo anno con le scuole. Questo è un po', c'è il solarium con le docce, via, una No, dai, famiglia ambiente ci spettacolare. passa una giornata bene, spero bene, via. Ambiente veramente spettacolare. Poi insomma, area giovanile non è facile da trovare Ah, giusto. ultimamente. La sera, quando ci permetteranno di fare, ci saranno le serate con i gruppi musicali, con le tribute band. Avevamo già fatti vari contratti, poi dovuti rimandare. E ovviamente cioè siamo capitati me e Stefano in un periodo un pochino particolare, perché con questo virus appunto non può anche lui insomma fare tutto quello che aveva in mente, perché l'ambiente qui gli permette di fare veramente tantissime cose. Però piano piano, con un ambiente così, sicuramente riuscirà a tirare fuori tanto. Andiamo, Sì, si va a pescare, vai, che andiamo. mi salta questi pesci, c'è una voglia. Ciao. Ciao! Tira? Non so che là, adesso un carpone. Carpone, una carpotta, dai. Bellina. Se sono qui sotto e le ruzzolano. Liberare la carpotta. Hanno una forza. Vai. E tanti qui. Che tu ci hai vinto con questa canna, Stefano? Un rivivi Arno del lontano, ma non lo so, forse 2010. Bella roba. La pesca sempre però vedo, eh? Sì. Questa è una carpa, è bellissima, proprio anche Esteticamente. esteticamente è una cosa. È la Melissa Satta delle carpe. È la Melissa Satta del lago e delle carpe. Davvero? Quindi se voi venite qui senza la canna perché giustamente voi siete di passaggio, voi la noleggiate qui. E le pescano, eh? Ora, poi dopo questa vado via perché c'ho malabracci. Guarda, bella. Bella. Sì.
Ah, per tornare a bambino, mi sono fatto da Stefano delle cannettine che c'ha qui con l'elastico. A pescare proprio sotto riva, la classica pesca da carpa. E si è preso un bel boccone. Io pesco con questa, io. È un bel pesce, C'è 7 o 4 chili, eh? eh? Non è enorme, ma è un bel pesce. E tirano, eh? Bene, bene. Quando le tirano l'ali, che vuol dire? C'è l'acqua buona. Guarda là. Posso dire che non sono buono? Allora, mentre sta mangiando le carpe a diritto, per pescare in questo lago, allora il sabato e la domenica con due canne 12 euro tutto il giorno e durante la settimana sempre due canne 10 euro tutto il giorno. Si può pescare con qualsiasi cosa a parte non pasturare con i bigattini, perché ci sono ancora delle trote nel lago e di conseguenza non sto guardando i galleggianti perché ho delle navi sotto i galleggianti. Della ora, quindi levi il video, comunque avevi capito, eh? Non c'entra nemmeno il guadino. Madonna, il cinghiale. Porca puttana. Un bel cinghialotto, eh? Qui si parla di 5.000. No, il problema è quello. Insomma, si è riboato un'altra carpetta qui. Queste cannine. A godere. Ah, no, mi sbollano. Non è tanto vicina, eh. No. Una specchio, guarda. Una bella specchio. Come lei Stefanino, eh? È dura?
Maremma, cane. Un È già più di cane 5 minuti e tu l'incanna. si gode come bestie. Era tanto un godevosi, con tutti i rispetti. Quindi ne lascio. E la tira. Andiamo, vai, risi dalla via. Vai. Che bolla, no? E ci risiamo. Una bella rinoccia. Sarà un 4, eh? Sì, più o meno. Eh sì. Bella, sì. Oh, scusa.